In diretta. Siamo in diretta con... Allora c'è Daniele Pesco. Allora, ciao a tutti, siamo qui in diretta, sta iniziando la... il convegno con, guardate, Laura Castelli, Azzurra Cancelleri e Vincenzo Caso. Ditemi come state vedendo le cose, perché ecco, guardate, non voglio neanche sedersi lì. Questo ti devo dare ragione. Ce le abbiamo tutte, però poi giustamente si conta. Però cioè io. Sentite bene, ragazzi, vedo che c'è qualcuno che ci sta guardando. Ditemi, beh, adesso non stanno parlando, quindi è difficile che ci possa sentire. Se la chat, allacciate qua. Io se riesco, uffi, ma questo cos'è? Boh, sarà il volume. Come si scrive qui sulla chat? Nell'altro sapevo scrivere la chat, qui no. Allora scrivo. Ciao. Ok, adesso uno ci ha abbandonato subito. Ok, ancora non hanno iniziato, quindi... Mi presento, del prima a sinistra è Daniele Pesco, poi la seconda è Azzurra Cancelleri, poi c'è Laura Castelli e poi c'è Vincenzo Caso. Per favore non mandatemi messaggi su Facebook, sennò qua si sente la voce di Samsung. Adesso c'è il pollaio. Finché non cominciano loro è così. Tanto adesso avranno il microfono e quindi sentirà meglio. Ok, ditemi, allora, quando inizierà? Vedo che ci sono persone che mi stanno guardando. Quando inizierà l'evento? Ditemi com'è l'audio, per favore, nella chat. Ditemi qualcosa. C'è qua anche fa il moderatore. Quello che dura più mezz'ora si salva sugli stream da solo, non c'è bisogno. Non lo salva su... Quarto d'ora. Eh no, però se io ho degli spettatori non posso in quarto d'ora cambiare, capito? Non fai rimani. Se tu vuoi riprendere... Per un quarto d'ora devi farlo manualmente. Se tu vuoi farlo col tablet così siamo sicuri? No, me lo fa sempre faccio. No, se tu lo fai anche sul tablet così abbiamo doppia registrazione. No, io c'ho più. Ok. C'è lo zoom a 40 metri. Innanzitutto salutarvi, tutti quanti, quindi do il benvenuto alla seconda portavoce cittadini del Parlamento Comunale dei 5 Stelle. Allora, per la prima volta a Milano abbiamo il piacere di ospitare, oltre che dei deputati, come siamo sempre stati le volte prima, stavolta abbiamo anche due deputate. L'assemblea fondamentalmente è incentrata su quelle che sono le tematiche fiscali, quindi vi chiediamo di rimanere attenti al tema, diciamo, fiscale, quello che passa il bilancio, il discorso, questa tipologia di domande. In linea generale non ci sarà dato un seguito alle domande o alle riflessioni che escono dal tema della giornata, quindi questa è una cosa che volevo sottolineare. E la giornata di oggi sarà divisa in tre momenti diversi.
Nel primo momento avremo la presentazione da parte dei parlamentari che sono qui con noi, di quelli che, di quello che hanno fatto e delle linee generali sul tema fiscale. Poi entreremo poi nel secondo momento che riguarda il confronto tra cittadini e Parlamento. E in questo momento praticamente ci sono due parti fondamentali. La prima, i parlamentari sceglieranno delle domande pervenute dalla rete a cui rispondere, e nella seconda parte invece sarà dato spazio a tutte le domande della sala, quindi voi, cittadini. Quindi vi si chiede se qualcuno volesse fare delle domande, di alzare la mano e di avvicinarsi alle persone addette che sono qua, adesso ne sono una, e René. Appena esce fuori te la indico, qua sta entrando in questo momento, queste sono le due persone che raccolgono le domande. Poi, allora, un'altra cosa che volevo dare, questa è una possibilità per le persone che sono un po' più timide o che comunque non vogliono esporsi, non vogliono venire qua a parlare. Se volete chiedere una domanda ai nostri parlamentari, le nostre René e ecco qua, loro passeranno e per scrivere la vostra domanda e la passeremo con loro senza che dobbiate esporre. Allora, sarà concesso anche un diritto di replica di un minuto. L'ultimo momento della giornata invece riguarda, c'è un'inversione di ruoli, abbiamo fatto questa novità, praticamente tra le domande che risponde, quindi in questo momento ci saranno i nostri parlamentari che faranno le domande e chi vorrà poter rispondere, questa diciamo che è la novità. Questo è il piano generale, diciamo, della giornata. Per dare la possibilità a tutti di parlare, noi vi chiediamo di fare le domande al tema concise e chiare. Il tempo della domanda sarà intorno dai 3 ai 5 minuti, diciamo, vogliamo dare la possibilità a tutti quanti di poter fare le domande, perché tutti quanti devono partecipare, non vogliamo escludere nessuno. E vi chiedo di preparare le vostre riflessioni in modo che rientri in questi tempi. Poi voglio augurarvi una buona giornata a tutti e vorrei cominciare passando la parola ai parlamentari. Prima di lasciare la parola volevo anche dirvi che abbiamo in sala, oltre questi 4 deputati, abbiamo anche 2 senatrici che sono qua in mezzo al pubblico, che sono Giovanna Mancini e Elisa Bugarelli. Grazie. Risponderemo ovviamente anche a qualche altra cosa, cerchiamo di tenerci comunque su questo tema. Visto che non ci vediamo da un po', ci abbiamo saltato gli incontri di dicembre, noi oggi il tema, anche se un po' passato, ma che noi soprattutto di Commissione Bilancio abbiamo vissuto come tema forte negli ultimi mesi, è stato quello della legge di stabilità. Penso che tutti i miei colleghi della bilancio possano tranquillamente dirci che è stata un'esperienza molto forte, quella della legge di stabilità, una legge che dovrebbe essere, ovviamente, sicuramente la legge fondamentale dal punto di vista economico che ogni anno il Parlamento deve votare, ma è stata soprattutto un'esperienza difficile. Un'esperienza difficile perché quello che noi
ci ha guidato, come un po' sempre ci guida quando affrontiamo questi temi importanti, è stato quello di portare avanti, soprattutto all'interno della legge di stabilità, i temi forti nostri del movimento. Per cui, ad esempio, al Senato le nostre senatrici lì hanno già presentato il reddito di cittadinanza, anche da inserire all'interno della legge di stabilità. E quindi tutti i temi fortissimi che hanno ovviamente valenza nazionale. Purtroppo quello che abbiamo visto è che da parte invece dei partiti non era stato così, non è stato così, e è stata la parte veramente scandalosa di questa esperienza nella legge di stabilità. E soprattutto perché la legge di stabilità che cosa fa? È quella che deve determinare per i prossimi 3 anni qual è la linea economica del nostro paese, che viene dopo appunto quello che invece è il DEF, che è il documento di economia e finanza, che è il livello programmatico. Purtroppo invece quello che abbiamo visto è che i parlamentari di tutti gli schieramenti erano interessati a portare avanti invece le cose del proprio territorio, a portare avanti i finanziamenti alle proprie associazioni, e tutto questo in barba a quella che è la legge di contabilità, su quale si basa invece, si dovrebbe basare la legge di stabilità. In quanto la legge di contabilità ti dice chiaramente che all'interno della legge di stabilità tu devi sono vietati quelli che sono emendamenti di tipo localistico o di tipo procedurale. Questi se ne sono altamente fregati, e spero che siano arrivate le nostre denunce, perché abbiamo visto ad esempio lo scandaloso condono che è stato fatto alla Sorgenia di De Benedetti, quindi un grosso sconto su una multa che la Sorgenia doveva pagare, e che ci ha dimostrato quanto ricordiamo De Benedetti, tessera numero uno del PD, e che si comporta esattamente come si comportava Berlusconi. Nel caso Berlusconi aveva le sue aziende che doveva difendere, il PD difende le aziende di De Benedetti, è stata la stessa cosa. E la cosa è stata vederci, cioè noi in commissione urlarvi contro, difendere, siete la stessa cosa, vi fate i fattacci vostri invece di pensare al bene dell'intero paese, e loro non avevano il coraggio ovviamente di dirci qualcosa, ma erano muti. Sì, in silenzio, e poi se la votavano, questo fuori dalla commissione penso che avete visto lo scandalo lobbisti che abbiamo portato, fuori la commissione l'abbiamo anche fotografata e mandato sul blog, c'era appunto una rappresentante della Sorgenia dei Benedetti, e lei se ne è uscita ovviamente tutta contenta, essendosi portata a casa questo scontro. Ecco, questo è quello che pensano i nostri governanti di come dovrebbe essere gestito il paese. E passo la parola agli altri, così iniziamo. Laura. Sì, e grazie per essere qui stasera. Io faccio parte insieme a Vincenzo della Commissione Bilancio, e quindi queste brutte battaglie di cui vi raccontava le viviamo insieme, ecco, per cui almeno uno si fa forza con l'altro mentre vede questo paese sprofondare. Io invece vi parlerò di un altro aspetto che è molto importante in Commissione Bilancio, che poi cade direttamente sulla testa della gente, perché ognuno di voi si chiederà: ma come mai continuano a aumentare le accise sulla benzina? Ma come mai a un certo punto si inventano tassazioni nuove? Ma perché a un certo punto l'IRPEF deve aumentare i 2 punti percentuali? Tutte queste domande sacrosante a cui nessuno va mai a dare una risposta. Il problema numero uno riguarda l'articolo 81 della Costituzione, che è quell'articolo che non tanti conoscono e ai quali nessuno fa caso, che sancisce come le spese di questo paese vanno affrontate, quindi dice che ogni spesa che si mette in bilancio va coperta da un'entrata. Mi sembra semplice, niente di che. Il problema è che dietro questa semplicità si annida uno dei più grossi problemi della spesa pubblica italiana. Perché? Perché non è una scienza esatta quella che viene fatta in Parlamento quando si va a coprire una spesa, quando si va a coprire un decreto e quando si decide di affrontare una spesa in generale per il Paese. Questo accade soprattutto per colpa
del pareggio di bilancio introdotto nell'articolo 81 qualche anno fa, che così come ci dissero 5 premi Nobel importantissimi in quel momento, mentre il paese si accingeva a mettere questo cappio al collo, dicevano già, guardate che mettere il pareggio di bilancio in Costituzione vi porterà a fare delle spese, dei decreti, delle leggi senza le dovute coperture, e poi vi troverete, così come ci stiamo trovando oggi, con dei buchi di cui non sarete più padroni e soprattutto non riuscirete più a governare quella che oggi è la spesa. Quindi, cosa accade? Che l'80% delle volte noi ci troviamo in commissione a analizzare i decreti, sia quelli della nostra commissione, sia quella delle altre commissioni, perché la commissione bilancio fa un po' da filtro e da scolapasta dei problemi di tutte delle altre commissioni, ed è l'ultima commissione che legge i decreti che poi vanno in aula. Con quale obiettivo? Decidere se l'articolo 81 della Costituzione è rispettato oppure no. Bellissimo compito. Peccato che per questo paese la costituzionalità di un atto non è più una scienza esatta, ma è una posizione del tutto politica. Quindi voi potete immaginare la nostra vera frustrazione nel momento in cui, come qualche giorno fa, ci siamo trovati davanti il decreto della Banca Italia, di cui forse poi ci parlerà Daniele, nel quale, siccome si sarebbe messa la fiducia da lì a qualche ora, non si poteva far altro che dare un parere falso, ossia scrivere che il parere era favorevole per la Commissione Bilancio, che non c'erano problemi di copertura, che tutto andava bene, che non ci sarebbero stati problemi contabili. Noi non ce la siamo sentiti, perché oltre a votare contro abbiamo voluto lasciare agli atti che questa lavata di coscienza collettiva fatta solo perché bisognava andare a mettere una fiducia non ci piaceva, perché così almeno il giorno che veramente ci sarà lo sfascio reale di questo paese, noi potremmo dire guarda, ve l'avevamo detto. E questo però ci logora davvero, ed è giusto che voi lo sappiate, perché è una di quelle cose che non è controllabile, perché per noi l'incostituzionalità non è una scelta politica, ma è una scelta tecnica. Oltre a questo si aggiunge il problema delle clausole di salvaguardia, di cui vi spiego velocemente che cos'è. La clausola di salvaguardia è quella magia che si può fare dentro un decreto per spiegare come si copriranno le spese che oggi non si riescono a coprire. Per esempio, voglio fare una grande opera, mi servono 8 miliardi, ne metto 8 e li prendo dalla voce di bilancio X. Poi domani mi troverò, mentre sto facendo questa grande opera, che l'opera costerà di più, oppure non avrò esattamente i soldi che pensavo di avere. E allora, con quel decreto, oggi io scrivo che se succederà che mi serviranno altri soldi, applico una clausola di salvaguardia, per esempio l'aumento delle accise sulla benzina, o per esempio l'aumento dell'IRPEF. Quindi tutte queste cose che a noi arrivano senza capire esattamente da dove cadono, derivano da questa mala gestione dell'articolo 81 della Costituzione e della contabilità. Quindi noi abbiamo chiesto, e ce l'ha data questa settimana, spero, una relazione alla Commissione Bilancio che ci spieghi davvero ad oggi quali sono tutte le clausole di salvaguardia che questo Paese ha messo in piedi. Perché se già noi ne abbiamo individuate tante, immaginiamo cosa non hanno fatto negli anni precedenti. Sembrano cose molto tecniche, ma in realtà queste cose si riflettono nella nostra vita più di quanto ognuno di noi possa immaginare. E soprattutto si riflettono. Perché spesso...